Trovati su Radio Vaticana Italia, Vatican News. Si è appena conclusa nella Basilica Vaticana la celebrazione della Domenica delle Palme, Domenica della Passione del Signore, celebrazione presieduta da Papa Francesco in una cornice davvero inconsueta. La Basilica, lo avete potuto vedere dalle bellissime immagini di Vatican Media, completamente vuota, tranne pochissimi religiosi che hanno partecipato con Papa Francesco a questa santa messa che, come stabilito dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti in questo periodo di pandemia da coronavirus, si è svolta senza concorso di popolo, ma che è stata seguita attraverso proprio le immagini di Vatican Media dai fedeli che in tutto il mondo si sono collegati con questo canale, fedeli che, come stabilito, sono stati avvisati dell'ora d'inizio delle celebrazioni per unirsi in preghiera dalle proprie abitazioni. E lo stesso Papa Francesco, lo abbiamo ascoltato poco fa nella allocuzione che ha preceduto la preghiera dell'Angelus, che è stata inglobata nella Santa Messa, ha proprio invitato a pregare nelle proprie abitazioni, a raccogliersi in preghiera in casa, aiutati anche dai mezzi tecnologici, durante le celebrazioni liturgiche della Settimana Santa che si è aperta oggi. Io saluto, perché di nuovo con noi al telefono, Don Pino Lorizio, docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università Lateranense, che ha seguito con noi questa celebrazione, ci aveva aiutato a entrare nel clima di questa Domenica delle Palme. Ora lo ritroviamo in conclusione per commentare le parole del Papa. Don Pino, ancora buongiorno e buona Domenica delle Palme. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Ecco, il Papa ci ha invitato a incamminarci con fede nella Settimana Santa, nella quale Gesù soffre, muore e risorge. Le sue parole nell'omelia hanno ricordato il tradimento e l'abbandono che Gesù ha voluto vivere proprio per salvarci, e poi ha indicato ai giovani che oggi celebrano la 35ª giornata mondiale della gioventù a livello diocesano, ma a tutti noi, ha indicato la via del servizio come la via vincente. Sì, infatti la prima lettura tratta dal profeta Isaia, dal secondo Isaia, ci presentava la figura del servo di Yahweh, cioè del servo di Dio che prende su di sé, sollevandolo, il peccato del mondo e che con la sua sofferenza rende Dio partecipe delle nostre sofferenze e quindi del nostro dolore e quindi della nostra solitudine. Ma è interessante anche il fatto che l'Angelus, che è una preghiera profondamente biblica, parla di Maria come la serva del Signore. Sono la serva del Signore. Ecco, essere servi significa da un lato rapportarsi a Dio per mettersi al suo servizio innanzitutto, e poi agli altri, ma agli altri che sono soprattutto le persone più abbandonate, più sole, più emarginate. In questo periodo pensiamo anche ai senza tetto, che magari non sanno come vivere questo messaggio di restare a casa perché non hanno una casa. Pensiamo a loro, ma pensiamo a tutti coloro che vivono questa situazione non nella stessa barca, ma magari su delle zattere molto precarie che rischiano poi di affondare. Dall'altra parte il Papa ci invita a pensare al tradimento ed è molto importante il riferimento che è stato fatto nell'omelia alle istituzioni, istituzioni politiche e istituzioni religiose, che al tempo di Gesù, da un lato, quelle religiose hanno praticamente provocato la sua passione e la sua crocifissione, e quelle politiche che si sono lavate le mani. Ecco, penso che questo messaggio alle istituzioni debba essere accolto dalle stesse, perché far parte delle istituzioni significa proprio mettersi al servizio e quindi ci deve essere un grande senso di responsabilità delle istituzioni religiose che devono invitare il popolo di Dio a recuperare la parola di Dio, a pregare nella maniera più autentica,
chiedendo che venga il regno di Dio e sia fatta la sua volontà. E le istituzioni politiche hanno una grande responsabilità in questo momento, e in questo momento siamo chiamati da un lato ad accogliere gli inviti che vengono rivolti a tutti noi, perché non diventiamo contagio negativo per gli altri. Ecco, in questo momento il modo di contagiarci deve essere quello di contagiarci nel bene, di contagiare la nostra solidarietà, di contagiare la nostra presenza viva nel segno appunto di quella creatività, della carità di cui diceva il Papa. Poi il tema dell'abbandono, abbandono nelle mani di Dio da parte di Gesù, abbandono nostro nelle mani del Signore, perché, ecco, come diceva, scriveva Manzoni e lo faceva dire ad Agnese nei Promessi Sposi, Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per darne loro una più certa e duratura. Ecco, Don Pino, Papa Francesco nell'omelia, facendo riferimento al periodo drammatico che sta vivendo il mondo intero per questa pandemia dal virus Covid-19, ha detto: nel dramma della pandemia, di fronte a tante certezze che si sgretolano, di fronte a tante aspettative tradite, nel senso di abbandono che ci stringe il cuore, Gesù dice a ciascuno: coraggio, apri il cuore al mio amore, sentirai la consolazione di Dio che ti sostiene. Dunque un invito a seguire la via del servizio, ma allo stesso tempo l'invito ad aprire il cuore all'amore di Dio, a sentire la consolazione di Dio. Tra l'altro, durante la lettura della Passione secondo Matteo, le immagini dei tre lettori con alle spalle il crocifisso ligneo di San Marcellino al Corso erano sicuramente molto suggestive. Ecco, come possiamo chiudere questo commento a questa giornata che ci inserisce proprio nel cammino della Settimana Santa? Già intravediamo la resurrezione di domenica, sarà una resurrezione particolarmente sentita in queste giornate in cui dappertutto, no, si sperimenta la paura della morte, la paura di essere abbandonati. Sì, da un lato non dobbiamo pensare alla consolazione che ci dona la parola di Dio come a una consolazione solamente psicologica e solamente individuale. Si tratta di consolare il popolo, consolate, consolate il mio popolo, dice il profeta, e quindi di una consolazione che ci deve percorrere non solo come singoli, ma soprattutto direi come comunità e anche come società. Dall'altra parte sì, la Pasqua, la risurrezione, e quest'anno forse dovremmo riflettere molto su quella tomba vuota, che è il segno del fatto che Gesù è risorto. E questa tomba vuota a volte ci porta a guardare il nostro vuoto, il vuoto che ci può essere nel nostro cuore, l'assenza delle relazioni che siamo chiamati a distanziare. E da questo punto di vista anche questo vuoto è un segno. È come la tomba vuota è il segno della risurrezione del Cristo, e che il Venerdì Santo non è l'ultimo giorno della Settimana Santa, perché c'è un sabato santo, una sepoltura, e c'è una tomba vuota la mattina di Pasqua. Così questo vuoto che abbiamo dentro di noi può essere un segno di rinascita e di speranza. Grazie davvero a Don Pino Lorizio, docente di teologia fondamentale presso la Pontificia Università Lateranense, per averci fatto compagnia nella cronaca di questa Domenica delle Palme, Domenica della Passione del Signore, che abbiamo seguito su Radio Vaticana Italia, ma è stata trasmessa poi la Santa Messa in Mondovisione da Vatican Media e dal nostro portale Vatican News, dal nostro canale YouTube, dal nostro canale, dal nostro profilo Facebook. Don Pino, davvero una buona Settimana Santa e risentirci presto. Anche a tutti voi, a presto risentirci.